Allora, vediamo un attimo di fare altre missioni, più possibile. Tanto ci... Oddio, quello ha piazzato un... Cazzo ha piazzato un idiota. Comunque siamo al terzo capitolo, dovrebbe esserci il quarto e il quinto, e poi basta. Il quinto dovrebbe quindi concludersi con... Casa di vetro. Con il diploma del signor Jimmy. Credo. Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. Are you gonna be all right, sir? It's that pompous ass Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with. And then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel. I love it. Good. Me too. Infido Machiavelli. Cos'è che dobbiamo fare quindi? Non ho ben capito. Cioè, mi ricordo che a lui gli avevamo preso le... una volta avevamo preso le sue bottiglie. Segui l'otto del professore. Ah, figo. Ok, no, no, no. Mi faccio trainare, furbo. Ah, figa. No, mi ricordo che con lui tipo avevamo rubato... cioè avevamo preso le bottiglie nascoste di alcol che c'erano nella scuola, le avevamo date a una prof che poi era andata a farsi sbattere dal barbone della scuola. Sì, ma questa è un'altra missione a quanto pare. Cioè, devo dire che molte missioni di Bully non me le ricordo affatto, anzi, più si va lontani, più non me le ricordo. Cristo, sono già le 7. Vabbè, dai, alle 2 dovrebbe addormentarsi Jimmy, quindi c'è il tempo, cioè. Vediamo dove cazzo ci porta. Oh, perché si è fermato il minchione? Non c'era neanche un ostacolo, si è fermato così a cazzo. Abita in una di queste super case. Guardate, è rincoglionito. Si ferma a caso, non c'è nessuno, non ci sono neanche le strisce pedonali. Totalmente rincoglionito. Comunque è uno dei... Perché ha... Ah, è arrivato. Uno dei trofei da vincere è quello che consiste in pratica di spendere $1000 in cianfrusaglie. Cioè, non so esattamente cosa intenda per cianfrusaglie, però vabbè. Distrutto quello che porta nella casa del professor Adric. Ok. Fanno salire il distruttometro. Porca puttana. Ma nulla, guarda, sto cercando di distruggere un po' di tutto. Oh no. Dammi. Cristo, come ti mi ammazzo da solo. Succiamolo. Ma la posso evidenziare la pianta, no? Cazzo, non è che stanno venendo gli sbirri, davvero. Fanculo, sono gli sbirri e come? This is an outrage! Someone is going to pay for this! I have done nothing to deserve this! Why haven't you caught him yet? Hurry up and catch the little beggar! They're in my yard, destroying everything! Catch them!
Dai, che ce l'ho così fatta. Cazzo, 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 sbiro, 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 sbiro. Ok. Ma quanti cazzo di sbirri ci sono? Minchia, 200 sbirri, ma va a cagare. Che cazzo sono, cioè? Buono, come faccio ad uscire da qui, cazzo? Cioè, ma vi rendete conto? 10 sbirri ci sono al minimo in questa casa di giardino. Cioè, manco per l'Isis che avrebbero così tanti sbirri, dai! Cioè, guarda! Guarda quanti 4, 5, 6, 7, 8, minchia! Meno 10 sbirri ci sono qua! Tutto normale, no? Come cazzo faccio a uscire da questo posto di merda? Culo, non posso manco tornare indietro. Ma credo che il cancello sia aperto. Cazzo, cazzo, cazzo! Ciucciamelo! Oddio, non mi beccheranno mai. Oh! E vai. Forse faccio tempo a seguire un'altra missione prima di addormentarmi a random. Dove cazzo sono finito? Save the environment. Save the environment. Ok, vediamo qual è la missione più vicina. Cazzo, sbaglio sempre. C'è una missione vicina a me. Non so manco dove cazzo mi trovo. Ok, ce n'è una più avanti. Ok, vado a fare quella. I'll take that. Ok. L'appuntamento della cuoca. Mio lord. Non ti stupire, nasconditi sull'albero. Ok. Non so che cazzo dovrò fare. Sali, testina di baccata! Ok. Oh mio Dio, è vestita come a scuola, cioè. It's so great to finally be out of the kitchen. Though I can't say I care for the food here. Edna, what are you doing? You stink like cheap perfume. Certainly is nothing like your cooking. Love isn't easy, is it? I know. I've spent many years slaving away to get this good. It didn't come easy, I'll tell you that. You know, Edna, I was quite surprised when you asked me to have coffee with you. Cazzo, ma questi stronzi! Are you like coming up with biological experiments for the school field? Love the sweet doubloons. Oh, my dear doctor, I am very passionate in my love of chemistry. Cazzo, it's all I can think about when I'm cooking away in my kitchen. I thought I smelled something. It seems a student has been leaving muffins in my classroom when I'm not there. But they're just awful. I mean, really bad. I wonder who it could be. Awful, you say? Why, you, I mean, I don't know who it could be. I mean, kids are so silly. I hate most of them, the obnoxious little brats. Pretty mad. Ah, the foolish infatuations of youth. I suppose my mastery of the fascinating subject of chemistry could quite affect a young woman. Oh yes, me too. I imagine they'd be constantly thinking about your bald head. Why are you wasting your time with that whip? The beads of sweat on your forehead and the way your lab coat clings ever so snugly to your back. Fuori dai coglioni. Yeah, sounds like you've given it some thought. Forget about him, baby. No, come with me. It's obvious, isn't it? Dai! Minchia, a volte... Your coffee is getting cold, Watsy. Drink it all. It's minchia, good così stuff. Madonna. Oh, I'm feeling a little light-headed. It must be the fumes from the lab. Yeah, that's probably it. Have some more coffee. Feeling not
Good. Oh, I better go. Ragazzi, è stile Bill Cosby quasi. Oh no! The visions are back! Get back, foul fiends! Oh, come on, gorgeous! It's about time I show you what I know about chemistry! Oh, Cristo! And a little biology! Ah! Questa qui gli prende il cazzo! Cazzo! Questa qui gli prende il cazzo! Cazzo! Ok, dopo scendo da quest'albero perché sembra una scimmia. Ok, ora devo tornare indietro. Violazione del coprifuoco. Mamma mia. E poi i poliziotti come fanno a sapere del mio coprifuoco? Ok, devo tornare indietro al volo. Intanto devo pure salvare, quindi. Fai della strada, Cristo, perché non vorrei sbagliare. Sapete che cazzo sto pensando? Una volta che andiamo a letto a dormire, poi possiamo venire qua, cercare di vincere qualcosa. Sai perché si è aperto? Aspetta, facciamo un test. Tanto male che vada a cazzo fa se addormenta in piedi, sti cazzi, cioè. Non fa, cioè, guardate come cazzo fa. Guardate. Sto tornando in piedi come i cavalli, devo tornare indietro. Ma veloce! Non ce la farò mai a arrivare a casa entro le 2. Però questo, cioè, guardate! Mi sto per addormentare in piedi! Did I hear someone around here? Guardate! Zaccate! Minchia! Svenuto! E che cazzo è? Si è stato derubato di che? Oh Gesù! Credo sia la madre. Tio, ho detto si è stato derubato, ma non ho capito di cosa. Spero di non tutti i miei soldi o roba del genere, perché mi incazzo. Cioè, ho talmente tanti soldi che dovrei iniziare a metterli in banca, mi sa. Vediamo. Anzi, prima salvo. Please busy. Ecco cosa ho sentito. Vai, vediamo cosa vuole la madre. Hello, miss. Oh, there you are, Jimmy. I'll make this quick. Your mom has sent you a Christmas present. Just great. I know. You are very lucky. Your mom is so nice. You may go now. Dove cazzo dovrei andare? Cioè, questo è il regalo? So strong. So commanding. So brilliant. Ok. Allora, facciamo così. Usciamo un attimo. Questa cazzo di ferro mi prenderanno tutti per il culo. Da qui a... alla fine dell'eternità. Voglio provare a vedere se il parco giochi è aperto, ma qualcosa mi dice che è ben chiuso. Vediamo un attimo se è aperto o chiuso. Cazzo, devo rubare la bici perché mi sono veramente rotto il cazzo, però. Che poi il bello è che io ce l'ho la bici, ma non mi va di usarla. Cioè, non mi va di prenderla più che altro. Devo andare sempre con il cazzo di garage del cazzo. Allora, dato che tecnicamente uno degli achievement è proprio rubare una bici, ruberò la bici a questa coglione, a questo lardoso. Che la stai per rompere la bici. Levati dal cazzo. Ciao. Grazie della bici. Vabbè, il poliziotto mi prenderà mai. Io sono sicuro comunque che è chiuso quel cazzo di parco giochi. Sicuramente apre attorno alle 9, alle 8, roba del genere più o meno. Quando è già buio. Non credo abbia senso avere il parco giochi aperto a quest'ora. Ma comunque ci diamo un'occhiata per sicurezza. Sì, è chiuso. È fottutamente chiuso. No, non è chiuso, è aperto. Fuck yeah. Ok, entriamo. Minchia, guardate la lag. Cioè, non ci avevo pensato, Cioè, guardate la lentezza, Cristo. Guardate, ma non è possibile. Ma poi tutti i giochi sono chiusi? Cioè, souvenir. Guarda qua. Che poi non ne ho manco uno tecnicamente di... Allora, fammi vedere gli acquisti.
Ah, ecco, 15 biglietti, 10, 40, 40. Scooter 75, vedete, è quello che mi servirebbe. Parrucca da clown, gruppo rock. 75 biglietti mi servono, cazzo. Ok, teniamolo a muente. 75 biglietti. Se lo fa. Non credo sia molto difficile. Il problema è che tutti i giochi sono chiusi, cazzo. Cioè, non ce ne manco uno attivo. No, tenta la fortuna un paio di palle. Farti le pipine e patatine al caldo solo per poco. Ah, beh, grazie. Oh, ecco, tira la palla. Ma questo è aperto. Cazzo, non mi ricordo come si tirava. Welcome, welcome. Go right ahead. Show us that you are no wuss. Bow. Oops. Steer. Yes. Steer. Ah, hit the umpire, lose the game. Cosa? Cosa? Fammelo rifare, bastardo. Welcome, welcome. Ok, ho capito. Go right ahead. Show us that you are no wuss. Steer. Ok, sono quelli gialli che devo beccare. Cristo. E fanculo! Cioè, guarda! Cristo! Minchia, devo anticiparlo di più. Yeah, boy. Ho finito le palle? Porca puttana! Minchia, poteva strapparsi i testicoli e lanciare i testicoli come palla, porca puttana. Welcome, ok, welcome. Anticipiamo. Now, good luck. You're gonna need it. Oh, oh. Oh, ciucciamelo. Tre biglietti, ma mi prendi per il culo. Già, 3-3 non ce la farò mai. Ci impiegherò una fottuta vita. Devo trovare giochi che mi danno più punti. Questo. Cos'è questo? Piovra, un dollaro, no, figatelo in culo. Questo mi piace di più. Ho letto 70 biglietti. Let's see how good your past life was. You have to have 3 biglietti omaggio. Cioè, seriamente tutti me ne danno 3. Che schifo. Tuffo nel bidone. Vedete questo. Big boy, I'm so scared. You look like you throw like a girl. It's a simple game, though you're probably too stupid to win. Cazzo, sbagliato. Fanculo, difficile, eh? You've got the ugliest face I've ever seen. You're supposed to hit the target with the balls, Paul. Mira, cioè, è praticamente impossibile mirare. Non rimane fermo! You can't do this? You don't throw like a girl, you throw like a baby! Succhiamelo! Vaffanculo! Cazzo! Questo è uno dei più difficili! Ma guardate, a costo di spendere tutti i miei soldi, butterò quel nano di merda in acqua! You look like you throw like a girl! You're supposed to hit the target with the balls, Bob! Is that too tricky for you? You look like you throw like a girl. Cazzo. It's a simple game, though you're probably too stupid to win. Oh, look at dai, l'avevo lanciato bene. Schifoso. Micchia. Sei un pezzo di merda. Oh, finalmente. Tre biglietti. Insomma, 9 biglietti, me ne mancano 1 milione per arrivare a quel cazzo di bottoni del cazzo. Però lo voglio, che devo rimanerci qui una vita. Ti rassegno, $2, facciamo. Però tanto ho parecchi soldi da spendere, quindi ce la posso fare. Allora. Ok. Colpisci. Devo evitare le puttane, in pratica.
Tutto ok. Vaffanculo! C'è! Yuhu! Minchia, cioè, guardate che la sensibilità è uno schifo, eh. Cioè, poi, allora, a volte devi anticipare il colpo. Lo anticipi e non becchi un cazzo. Porca puttana. Porcona. Ok. 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 Cioè, vedete, cazzo? È tempo scaduto tua madre. 200 cosa mi dà? 2 biglietti in pratica. No, 3. 20 biglietti, 400 punti devo fare. Ce la posso fare allora, dai. Dai, 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 ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare. Ciuccia, vacca. Ecco qua. Vabbè, almeno c'ho munizioni infinite in pratica. Vaffanculo, quella l'avevo preso. Olè. Ok. Oh, cazzo. Bastardi. Ok. Vaffanculo tua madre. Vaffanculo. Beccato. Sei una merda. Non ce la farò mai arrivare a... Quanti cazzo c'è... Che poi dov'è il tempo? Ah, lo vedo adesso. Non ce la farò mai. Cioè, massimo a 200 arrivo. 200 e poco più, ma cioè... Però ci voglio provare! Anche se arrivo a 350 va bene. Devo beccare più bottiglie. Dammi altri biglietti, Cristo. Altri biglietti. Ok, vediamo un attimo. Vaffanculo. Cioè, guarda, ma culo è freddo, porca puttana. Sempre quella. La stella la prendo sempre. Cioè. Cazzo, sono un coglione. No, cioè qui bisogna aumentare la sensibilità perché è una merda. No, cioè qui, aspetta un secondo, aumento la sensibilità perché mi sta facendo girare il cazzo. Ah no, non si può manco aumentare, oh. Fammi girare il cazzo, eh. Cioè non si può aumentare la sensibilità. Guarda, non posso aumentare la sensibilità. Video, varie, cioè come cazzo devo fare allora? Che odio. Cioè tra l'altro ce la farò prima o poi. Questo mi entusiasmava di più degli altri. Fanculo. Cioè, non è possibile. Sempre solo i soliti bigliettini del cazzo mi faccio. Ma per $2 non me ne frega proprio un cazzo. Levati dal cazzo. C'è, madonna! Madonna. No, la stelletta da sceriffo neanche. Cristo.
job would it take? Dio santo che odio. Cioè vi giuro la quale si guarda così. Così è perfetto. Avvio ed è lentissima. Cioè io capisco di dover mirare. Mi sta bene. Cristo però. Cioè devo mirare accuratamente. Mi sta bene. Ma cazzo così è troppo lenta. Questo è uno di quei casi in cui userei lei in bot. Cioè no, la stella! Fai il culo! Ho beccato la troia! Cioè anziché migliorare sto peggiorato. Fai il culo, quello è troppo veloce. Cazzo è? Cioè neanche a 200 mo arrivo. Ciao. Ok, io ci rinuncio, cioè il massimo punteggio che ha fatto è 250. Porca puttana, c'è cioè, quella laghi veramente. Quindi è la nausea, Cristo. Vedere qua. Che poi non so neanche quanti ne ho di biglietti, non so quanti ne ho vinto. Cioè li vinceva 3 a 3 a 4 a 4, boh. You must have had a good horse today. Zing, 3 biglietti. Facili facili, questo è il più facile. Cioè tecnicamente dovrei anche andare a dormire, roba del genere, vabbè. Vediamo quanti ne ho. Non so quanti ne ho esattamente, fammi vedere. Cioè se sono vicino continuo fino a che non ho. Biglietti 52. Ci sto quasi, vai, ok. Continuo allora a fare. Ti rassegno un altro po'. Ok ragazzi, dovrei avere tutti i biglietti per poter comprare finalmente il motorino e uscire da questo pezzo di mappa oltremodo laggante, Krishna. Dovrei averceli, eh? Non ne sono sicuro. Vediamo. 78 ne ho, sì, ce li ho. Mio il motorino. Ci è voluta una vita, ma finalmente. Che cazzo è? Ole! Mine! It's a nice little thing, ain't it? Ok, nel garage stranamente. Dio santo. Ora devo tornare a casa a dormire. Quindi me ne fuggo da qui. È probabile che poi tornerò a comprare più cose. Perché vorrei prendere tipo i pantaloni da clown e roba del genere. Li vorrei assolutamente comprare. Quindi devo vincere altri biglietti. Ma comunque cioè il tirassegno mi fa incazzare in una maniera assurda. A parte il fatto. Aspetta. C'è qua il garage. Perché la velocità del controllo è troppo lenta e non posso modificarla. È questo che mi fa incazzare di più. Minchia. Questo è molto più figo. Cioè, assolutamente più figo. Tornerò a casa molto più in fretta. Cristo. Però ho saputo, perché un ragazzo me l'ha scritto, che posso prendere anche il go-kart. Ma non so dove vincerlo esattamente, quindi. Ridicolo il klaxon. Non ci credo, troppo figo però. Posso anche investire la gente sicuramente. Ah, scendi. Oh Cristo, ho sbagliato. Ok, vai. Ok ragazzi, spezzo qua let's playone. Spero come al solito che vi sia piaciuto. Non so quanto durerà, probabilmente durerà poco, perché sono un idiota. E come sempre ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.